Cari amici, ben trovati per un nuovo viaggio in Molise. Intuirete dall'ambientazione alle mie spalle che ci troviamo a Riccia e dal flusso impressionante di persone che c'è qui stasera, capirete anche che c'è il presepe vivente. Una tradizione qui a Riccia davvero sentitissima. Il centro storico, che è il cuore di Riccia, si rianima durante queste giornate. Vengono allestite postazioni davvero particolareggiate, con una dovizia di particolari impressionante. C'è una coerenza storica e un filo conduttore attraverso questo percorso che non smette mai di incantare i visitatori, che non si limitano a venire qui una volta all'anno nella vita, ma davvero ogni anno le persone non possono fare a meno che nei giorni a ridosso dell'Epifania essere a Riccia e godersi questo spettacolo. E voi, se ancora non siete venuti, venite a fare questo viaggio insieme a noi attraverso le nostre telecamere con questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Nella prima postazione incontriamo il signor Antonio, lei chi interpreta? Il vasaio. Interpreto quest'arte antica che comunque è sempre attuale, anche se con tecniche diverse, comunque la troviamo anche ai tempi nostri. Però lei il vaso lo sta facendo davvero? Sto provando a farlo, sto cercando di fare un qualcosa di che si avvicini quanto più possibile alla realtà, cosa di simpatico, giusto per far rivivere le metodologie di una volta, e a partire dal tornio, che comunque è quello che si usava in tempi antichi, in quanto viene appunto girato col piede, non è quello che troviamo oggi nelle botteghe artigiane, che sono comunque di ben altra soluzione. E da quanto tempo prende parte al presepe vivente qui a Riccia? Ma se non sbaglio è la quarta edizione. Continuerà? Spero di sì. Signora Nicolina, che cosa sta facendo? Stiamo facendo i ciufoli. La pasta fresca di Riccia è una tradizione nostra che facciamo noi. C'è un segreto che ci vuole svelare? No, niente, acqua e farina. Voi siete in quattro a lavorare, quanta pasta pensate di fare fino a stasera? Dipende. Oddio, 4-5 kg di farina la facciamo. E poi questa pasta dove va? Chi la mangia? Noi. Da quanto tempo fa il presepe vivente, signora? Sono a 2 anni, sono poco. E lei, signora, da quanto tempo? 10 anni. Sentiamo le altre signore. Lei, signora, da quanto tempo? Quest'anno. La prima volta. Le sta piacendo? Certo. E lei, signora? Sono 3 anni. L'anno prossimo vi ritroviamo tutte? Sì, c'è tutto qua, siamo tutte qua. Signora Lucia, all'interno di questa postazione che cosa state creando? Quali sono gli utensili che utilizzate? Allora, stiamo riproducendo i mattoni in argilla cruda, quindi usiamo argilla e paglia che poi vengono impastati con la ruota e poi messi nelle forme. Signora, lei sta sperimentando davvero il lavoro come si faceva una volta, molto più difficile, molto più faticoso. Sicuramente, forse non qualitativamente uguale, però ci proviamo. In particolare voi avete degli attrezzi che danno un po' la forma e delle spatole che servono per livellare i margini del mattone. Questi utensili sono originali oppure sono stati riprodotti? No, sono stati riprodotti e usate oggettistica che si può adattare, pure perché sono molto, cioè un lavoro che andava, forse non c'è intorno a noi qualcuno che li faccia ancora.
Lei da quanto tempo prende parte al presepe, signora? È la terza o la quarta edizione che prendo parte. È contenta, insomma, quando i turisti, i visitatori si fermano qui e osservano il lavoro che voi portate a termine con tanta preparazione e tanta fatica? Certo. All'interno di questa suggestiva locanda incontriamo Michele e Maurizio. Allora, voi chi siete? Chi interpretate? Una locanda. Andiamo a mangiare le persone. Lei è un cliente o è l'oste? Io sono l'oste. E a proposito di oste, se c'è un oste c'è anche una buona cucina. Che cosa offrite ai visitatori? Abbiamo formaggio casareccio, pizza con i cicoli. Tutta roba fatta in casa, salsiccia, formaggio, pancetta, buon vino. E a questo proposito, siamo reduci dalla festa dell'uva che si fa in settembre qui a Riccia. Il vino che offrite oggi qual è? Si sa che il vino di Riccia è buono, questo com'è? Questo è uguale a quello dei cari dell'uva, è buono, lo facciamo noi. E si accompagna bene con il formaggio? Sì, anche, buonissimo. Lei da quanto tempo prende parte al presepe vivente? Saranno quasi 6-7 anni. E lei? 8 anni, siamo insieme con lui, abbiamo aderito al presepe di Riccia. Con piacere? Sì, altrettanto, sì. Quindi negli anni futuri vi ritroveremo? Sì, sempre qua stiamo, sì. Anche lei? Sì, faremo sempre la locanda, sempre con ottimo vino e buon formaggio. Allora Michele, questo mercato colorato, rumoroso, affollato, che cosa si vende? Chi c'è in questo mercato? Che cosa si vende? Si vende il pesce, si vende pastori, c'è un po' di pane, roba di cocci, cesti, ceci. Davvero come un mercato? Sì, un mercato vero e proprio. Lei in particolare che ruolo ricopre? Qual è la sua postazione? Il pastore, sono qua con mia figlia, mio nipote. È una cosa, e altri anni ho fatto i frutti vendono per cambiare. Lei da quanto tempo fa il presepe vivente? 5 anni. Le piace? Sì, assolutamente sì. E vedo che anche insomma ha spinto i più piccoli a partecipare. Tutte e due, lei, mia figlia, il mio figlio. Sentiamo un po' anche i bimbi che ne pensano. Michele e Valentina, siete contenti di fare il presepe vivente? E tu ce lo vuoi dire? Signora Silvia, lei che è una commerciante molto convincente, ricopre proprio bene questo ruolo, da quanto tempo prende parte al presepe? Allora, attivamente questo è il primo anno, però ci sono i miei genitori che da sempre, diciamo, da quando è iniziato il presepe, hanno il forno e io li ho, diciamo, sempre seguiti, però non sono stata mai presente attivamente. Quest'anno ho voluto esserci anch'io, anche perché è molto bello, perché è bello perché coinvolge un po' tutti, i bambini, gli adulti, le persone di una certa età, quindi è molto bello. Insomma,
Continuerà a farlo? Le è piaciuta questa esperienza, almeno finora? Sicuramente, sì, mi è piaciuta, continuerò a farla, vediamo, speriamo che anche domani è una bella giornata, quindi continueremo a vendere le nostre stoffe. Vi piacciono, vi sono piaciute? Prego, scegliete! Signora, questo fa respirare anche un po' l'atmosfera natalizia. Dopo Natale, il presepe di riccia si fa sempre, insomma, a ridosso dell'Epifania. Com'è riuscire a portare avanti questo spirito anche un po' quando le feste stanno finendo? Sì, effettivamente, quando la festa è un po' finita, però va bene, ci troviamo bene perché, diciamo, manteniamo ancora per un po', fino alla Befana. Abbiamo scelto di farla sempre dopo, anche perché sono anche diversi presepi che ci sono un po' sia per il Molise, anche nelle zone limitrofe. Quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti di visitarli e quindi noi cerchiamo di farle in giornate in cui non si accavallino anche con gli altri. Quindi almeno fino alla Befana è ancora festa, è ancora Natale, c'è ancora il clima natalizio.